Ciao ragazzi e ben ritrovati. Questo breve video l'ho creato perché a partire dalla sessione di ottobre, quindi già dal primo weekend di ottobre, il corso di Functional Training della Federazione Italiana Fitness l'ho modificato in alcuni piccoli contenuti e soprattutto nella modalità d'esame. Quindi negli esami sono cambiati un po' i parametri e un esercizio rispetto all'esame precedente. Quindi velocemente vorrei parlarvi delle modalità che compongono appunto il nuovo esame. Sarà costituito sempre da 5 esercizi pratici. Il primo è lo stacco col bilanciere, poi ci sarà il front squat col bilanciere, il power clean col bilanciere, poi ci sarà il push-up e lo swing a due mani con un kettlebell. La sesta, diciamo, prova sarà una domanda teorica su un argomento a piacere del docente. Per ritornare alle modalità dell'esame, per quanto riguarda lo stacco col bilanciere, il voto finale sarà parametrato e proporzionale al carico utilizzato. Va da sé che le ripetizioni che saranno da compiere sono 10, devono essere eseguite in modo corretto, quindi logicamente la tecnica è al primo posto. In funzione della tecnica e poi in base al carico utilizzato ci sarà un voto parametrato. Per quanto riguarda gli uomini, il peso minimo con cui eseguire lo stacco sarà 40 kg. 40 kg logicamente intendo il totale, bilanciere più i dischi. A prova eseguita, l'uomo conseguirà appunto un punto. Con 50 kg si avranno 2 punti, con 60 kg 3 punti, 70 kg 4 punti, 80 kg 5 punti. Il massimo è 5. Per le donne, per le ragazze, il carico minimo iniziale sarà 25 kg, col quale a prove corrette si avrà un punto totale. Gli step successivi saranno di 5 kg, quindi con 30 kg si avranno 2 punti, 35 3, 40 4 punti e 45 kg 5 punti. Per quanto riguarda la seconda prova, il front squat con il bilanciere, si dovranno eseguire 5 ripetizioni. Allo stesso modo dello stacco, quindi a seconda del carico utilizzato ci sarà un punteggio equivalente. Per gli uomini il minimo sarà 40 kg, con cui avere un punto, 50 kg 2 punti, 60 kg 3 punti, 70 kg 4 punti, 80 kg 5 punti, quindi sono gli stessi carichi del bilanciere con lo stacco, però le prove da eseguire, le ripetizioni saranno 5. Anche in questo caso profondità del gesto e esecuzione tecnica corretta avranno l'importanza principale sul numero delle ripetizioni e logicamente parametrate al carico utilizzato. Per le donne, stessa cosa dello stacco, si partirà da 25 kg con step di 5 kg in successione, da 25 1 punto, 30 kg 2 punti, 35 kg 3 punti, 40 kg 4 punti, 45 kg 5 punti. Il power clean per l'uomo e per le donne dovranno essere eseguite 5 ripetizioni, stesso discorso, per l'uomo 40 kg iniziali, dopodiché gli step saranno di 5 kg, quindi con 40 kg 1 punto, 45 kg 2 punti, 50 kg 3 punti, 55 4 punti, 60 kg 5 punti. Per le ragazze si partirà da 20, con step anche qua di 5 kg, quindi 20 kg 1 punto, 25 2, 30 kg 3 punti, 35 4, 40 kg 5 punti. Quarta prova, swing a due mani con un kettlebell. Qua non ci sono parametri di carico diversi, molteplici più che altro. L'uomo 24 kg, la donna 20 kg. Non ci saranno possibilità di utilizzo di carichi inferiori. Logicamente, se uno o una ha già dimestichezza e ha bisogno di un carico maggiore per avere maggior percezione del gesto, tanto ben venga, ma il punteggio massimo sarà sempre 5 punti. L'uomo, ripeto, 24 kg, per la donna 20 kg. Qui ci saranno da eseguire 10 ripetizioni di swing a due mani. L'altra prova pratica, l'ultima prova pratica, sono il push-up. Per gli uomini 15 ripetizioni, per le donne 8 ripetizioni. Logicamente, per quanto riguarda l'esecuzione, è quella con le ginocchia sollevate da terra, quindi la partenza in bench, in planca, gomiti estesi, 15 ripetizioni per l'uomo, 8 per la donna. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di eseguirle tutte, ma ci fosse la necessità di appoggiare le ginocchia, questo
voglio parlare, voglio che sia solo per un discorso femminile eventuale, quindi un uomo deve per forza riuscire a fare 15 push-up con le ginocchia sollevate, quindi discorso per le ragazze, se avete bisogno di appoggiare le ginocchia, dico subito che 8 ripetizioni con le ginocchia in appoggio, la prova è superata ma col punteggio minimo, da lì poi è tutto parametrato. Ultimo discorso, come dicevo prima, la domanda teorica a piacere del docente, ci sarà una domanda su un esercizio per capire la vostra capacità didattica, quindi come lo spieghereste e lo dimostrereste a una vostra ipotetica classe e anche la capacità di capire se avete una conoscenza anche minima sulla biomeccanica del movimento e la muscolatura che viene interessata in un determinato gesto atletico. Logicamente di tutto questo si parlerà durante il corso. Quindi spero di vedervi ancora più numerosi nella prossima sessione. Tutto questo è stato fatto perché il mondo del funzionale, del fitness funzionale sta evolvendosi e noi dobbiamo assolutamente evolversi con esso. Quindi i parametri minimi sono stati alzati per questo motivo e alcuni esercizi li ho modificati per questo motivo. Un abbraccio a tutti, a presto ragazzi.